Devo, sì. Ti aspetto, la sposa che viene per dargli gli auguri, perché il suo papà è un amico, l'architetto Agostino Ruggiero, siamo conoscenti da tanti anni, e aspetterò per darci gli auguri per la figlia che hai sposo oggi, che è il sabato alle ore 11.30. Sì. Ma lo studio dove c'è? Lo studio sta al corso Tommaso Vidal, sopra il salone dove io stavo, di rimpetto al Bargiolli, primo piano. E quanti anni siete stato là? Ah, là sono stato dal 62-63 fino al 90. Perché poi sono uscito da quel locale in quanto c'era la ricostruzione del terremoto dell'80. Sì. E il proprietario gli fece sfratto a tutti i condomini. Sì. Per fare la lavorazione. E voi andaste in pensione? E poi un po' dopo andai in pensione e non sono più ha fatto il mio lavoro. Ma la barberia era frequentata? Io avevo una barberia, sì, ereditata da De Martino Poli, con tutti i clienti, diciamo, professionali. Sì. Ingegneri, avvocati, giudici, colonnelli, generali. E anche la festa dei cigli si viveva in maniera diversa. Ah, quella festa dei cigli di una volta non è questa qua. C'erano le paranze che erano così accreditate, la corporazione del comitato. Beh, tutto diversamente. Poi invece la festa finisce il giorno dopo, 48-24 ore. Invece la festa prima veniva alle 10, alle 11 di sera, già nelle loro postazioni i cigli andavano. Dove partire, ma invece li lasciano alla villa. Il lunedì non ci sta niente. Il lunedì non c'è niente più, quello il lunedì era la festa degli olani, dei professionisti. Sì. Si andavano loro sotto i cigli. Sì, sì, sì. C'erano due maestri, che era uno Nicolo Ulisci, è nato Pietro Parziale. Sì. Tutti e due pigliavano quattro cigli per ciascuno. Sì. E li portavano in piazza. Sì. Dalla postazione dove stava in marcia di festa. E ci divertivo tutto noi, era la festa dei nuovi. Sì. Questa festa è scomparsa perché fino al mattino i gigli restano per il corso, per la piazza Villa, e quindi poi trascinano per terra qua, perché non ci sono persone che li portano più. Quindi una festa. È una festa che è diminuita di valore. Sì, sì, sì. Prima era diversamente.